Olè! The circle is not complete. Cosa siamo a metà, tipo? Non mi ricordo. Jailhouse Rock, invece Jailhouse Rock. Onesto, onesto. Hello there. Lo sapete? Voi avete determinato la scelta del pianeta che verrà distrutto per voi. Avengers, cominciate a credere alle storie di fantasmi e mistari. Oh, merda. Uno è andato e ora mancano gli altri. Non è così che muore Batman. Jailhouse Knock, taratarata. Andiamo a sbloccare questo livello. Andiamo a cercare a completare questo livello perché è sì molto potente. Sì, non mi ricordo. Non mi ricordo veramente come è fatta la canzone. Però era più o meno così. Oh sì, oh yeah. Mi sto perdendo assai perché i titoli in italiano sono prigione di notte, prigione gioco libero, gioco libero è 3-1-1, poi 5-2 e poi due cose non c'ho capito niente, capito niente, capito niente, capito. Benvenuti in prigione di Nock, 3 mini hit e 1 meno e Adam West, 5 mini hit, due mini hit, un extra. Non so, me lo segno sto giro, me lo segno davvero, non so niente per segnarvelo. Ce la faremo. 3 Adam West, 1 5 2 2 1. Non ce la faremo. Deathstroke. È un briciolo utile sarà. Adesso rimetto la musica, tranquilli, è che stavo cantando. Hyperspace, engage. No, esatto. Ma anche le cutscene sono senza musica perché ho tolto la musica. Come esseri compassionevoli, sembrano molto violenti. I miei sensori rilevano anomalie provenienti dal sottosuolo. Andiamo laggiù a indagare. Ah no, ok. C'è la musica. Sembrava così strano che di solito non era possibile. Perché questi sembrano dei romolani a proposito di Star Trek? Bene, la cosa buona è che abbiamo Cyborg e Flash nella ruota in automatico. Wow! Ok, molto interesting. Mi piaceva, se non ricordo male, questa ambientazione. Nel caso non l'avessi mai detto, il primo impatto è bello. No, allora, sapete quanto io ami questo coso, ma qui non ci sta perché è molto d'atmosfera sto posto. Uno. Non chiedetemi come. È successo. Ho bastato picchiare quelle cose lì. Non, davvero, non ho più pari idea di cosa sia. Sì. Non lo so. Non fatemi domande. Allora. Peo, peo, peo. Piuttosto voliamo un attimo perché qua ci fregano, eh. Io arrivo. No. Ah, ok. Olè. Però ora ridatemi lui. Ok, volevo essere sicuro non fosse un 1 su 5. Let's go. Gasp.
a tarantula. Ok, andiamo subito a scavare qui in maniera super feroce e... Allora, aspettate, dobbiamo fare 3 minikit. Un Adam West e un personaggio, giusto? Tette, 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 tette. Ok. Adam West è lì, mi sa che lo stiamo salvando. Grazie mille. Che brutta fine farebbe il mondo senza eroi come noi. Non dirlo a me. Ma io volevo entrare. Prendere i soldi, niente affa. Allora, mi sa che loro vogliono che io voli. Oh! Onesto. Vorrei una supermossa, gradirei una supermossa. Ok. Non me la ricordavo, bellissima. Allora, dobbiamo spaventarlo con quello. Aspetta. Battene. Bravo. Bravo. Beh, già che ci siamo, ovviamente. Ma... Ok. Ah, ero convinto fosse... Ovviamente. Allora, ovviamente lui può farlo. Ovviamente lui può farlo. Ovviamente... Chi oltre... a quelli che ci ha dato lui della storia può farlo? Solo Martian. Quindi a sto giro ho ragione io. Perché se no non riuscivano a venire, di qua. Essendo in gioco libero. Ok. Come così? Ma dai, non cadere così. Mi ricordi quella volta in cui sono andato in gelateria e mi ero dimenticato di essermi messo gli sci al posto delle scarpe. Brutta giornata. Allora, amico Fritz, qui. Ira funesta, buio segreto. Beh, là c'è un... Ok. Questo è buio. Speravo. Bene, bene, bene. Amico Fritz? We can do this? Ah, devo fare un altro giro. No, dai, è qui. Quanto pare sì. Non so, è che non riesco a rompere qui. Comunque anche qua, di nuovo, l'angelo piangente di Dottor Who. Onesto. Ma state buoni! Voi e le vostre... vite. Fastidioso. Gente, abbiamo fatto... 2 mini hit, un Adam West... e una morte certa. E un personaggio. Quindi ci manca in realtà solo un mini hit di quest'area, giusto? Salve, chi è lei? Vattene, che è meglio. Qua probabilmente in modalità storia c'era un dialogo dei nostri eroi, solo che in modalità gioco libero non c'è stato, e quindi quella fantastica scena è stata molto utile. Nah.
alle carestie. Ma mi sa che qua arriveranno all'infinito, quindi concentriamoci su quello che dobbiamo fare. A quanto pare non è scendere giù. Vieni qui. Bam. Siete di qua? No. Scusatemi. Qua su. Niente. Beh, facciamo le cose della storia. No. Ehi. Scusatemi. Ok. 6 anni più tardi. Scheletronzi. Ah. Ah no, però questo può farlo anche Marshall Manhunter, no? Quindi non è gioco libero. L'utilità di questa cosa mi sfugge al momento, ma facciamo questo. Ah, là sopra. Ho visto sbrilluccicare. Quindi, forse se io rientrassi qui, invece che uscire da dove sono entrato... Alright. Fa il giro. Boom! E abbiamo finito? Quest'area? Puliti come non mai. Proseguiamo. Alla prossima. Dobbiamo fare il giochino delle tre porte. Sia mai che lascio indietro. Ok, quindi questa è l'area numero 2. Anche se non c'è stata una cazzo. Perché c'è stato il checkpoint. Cosa fai? Io volevo tirare giù quel coso. Venga qui. Ok. Pepe, 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 Pepe. E vai giù. Ok. Ok, quindi qua erano 5 minikit e 2 personaggi. Sì. 5 minikit e 2 personaggi. Ok, quindi un minikit fatto. Le follie dell'imperatore. Ero diventato l'uomo simile. Vieni qui. Ok. I scheletri saranno 1 su 5. Sì. Ci ho preso. Ok, allora, voglio fare subito gli scheletri. Perché odio separare i robi su 5. 2 su 5. Ok, mi sa che non possiamo farli tutti subito. Preso 5. Che casino è qua? Non possiamo farli tutti subito. Va bene. Però aspetta, qua sotto c'è qualcosa. Ah no, ero io che sperluccicavo il verde. Onesto. Cyborg, mio migliore amico. No? Ero convinto di sì. Batmito, buongiorno. Sarebbe davvero magnifico. Vabbè, abbiamo anche visto che cosa vuole la chiave, che è in basso a destra. Non ho mai chiesto di parlarti. Aspettate. So chi voglio usare qui.
Ok che sei matto, però cappellaio, vacci piano. Bello che tira fuori la carta. Bravi, bravi. Cosa ho fatto? Non dirmi che era storia. Ah no, forse ora posso distruggere. Posso distruggere questo? Ma madre mia, Flash che era troppo veloce. Vieni qui. Ok. Boom. Mi ha sbloccato testa blu. Non so chi sia. Ma aspettate, esatto, posso essere una big figure mini. Bellissimo. Ok, molto utile. Ma anche in storia era inutile sta cosa, o sbaglio? Perché avevamo comunque Cyborg e Cyborg può volare, però forse non avevo ancora sbloccato il volo per Cyborg. Può essere. Mistero della fede, mistero della fede. Io vorrei andare qua. Ah. Sto barando malissimo in tutti i modi possibili, è evidente. Vieni qui, vieni qui. Non riuscivo a farmelo fare. Quindi, prima ne ho fatti tre, quindi siamo a due. Vabbè, io ho scelto. Siamo a due mini kit su 5 di quest'area e un personaggio su 2 di quest'area. Salva. Qui dentro c'è il 4-5. Ok. Perfetto. Pensavo volasse perché non stavo guardando chi stavo usando. Ok. Questa è la porta per Brainiac. Guarda caso. Brainiac è il Lex Luthor di Lego Batman 2 praticamente. Cioè, lui un'unica arma. Esatto, non posso farlo con lui. Però questo sì. Ah. 5 su 5. Boom. Perfetto. Quindi siamo a 3. Vabbè, questa è storia tanto, no? Azionerà l'ascensore. Affe. Oh, salve. Non si è buggato niente, signori. Allora, chi può diventare invisibile? Lui. Volevo dire Robin. Volevo dire Cyborg. Volevo dire chi è che diventa invisibile, gente? Lui? Ah, questo è Batman. No, non diventa invisibile. Questo per lui è essere invisibile? No. Robin. Ah, so scemo io o non mi ha notato nessuno che diventa invisibile? Forse questo Robin? Boh, non so, mi sento scemo. Allora, chi è che diventa invisibile in questo gioco? Parte Batman. Batman. Ti prego. Please.
Ma lui non aveva il doppio salto. Sì, che ce l'aveva. Ho rischiato, ho comunque rischiato. Please help me. Consegna e addio. Grandioso! Ora sarò l'invidia di tutta la mia dimensione. Ok. Ma quello lì è il 5 su 5? No, l'abbiamo già fatto il 5 su 5. Ok. Detto questo, voglio vedere cosa succede se facessimo. Ammazza. Ok, mentre riprendiamo Red Tornado. Wow, Red Tornado è forte. Quanto pare. Allora, ci manca un personaggio qui, no? Ah no, abbiamo preso Gorilla Grodd bianco. Ah no, ok, ci manca... ci mancano due mini kit. Wait, what? Ci mancano due mini kit. Uno è piuttosto efficiente Red Tornado. Picchia come una scimmia. E la si agita come una scimmia. Va bene. Ma perché loro possono fare... Vabbè, perché la corda lanterna. Giusto. Meglio, meglio. Ok. Aspetta un attimo. Qualcosa sbrelluccica di Brainiac. Ci sarà un... minuto. Per forza. Ok. Please. Sali. Ok. Ok, ma perché a volte mi dice B, a volte no, è un posizionamento super strano. Va bene. Ok, e qui. Ok. Dobbiamo trovare l'ultimo mini kit. Di nuovo. Quello che ho fatto io, uguale. Faccio una mod in cui sostituisco il suo con il mio. Ok. Dov'è il mio amico? Ok. Mi ero ripromesso di usare questo utilissimo personaggio. Ah. Ah cavolo, mi avevate detto... Ah no, quello era Lego Marvel. Mi avevate detto che c'era un bug incredibile se facevamo dei mille cambi. Con una con lo scudo attivo, l'altro disattivo. Devo andare a rileggere quel commento, un casino. Onesto. Ok. Prossimo giro, due mini kit e un extra. Sono così tentato di uscire, ma... come ho detto, ho dei principi. Devo rigiocare il livello. Ok. Mi ero molto preoccupato. Ok. Tanto qua di nuovo sarà il gioco delle porte. Non è male quell'omino di Lego. Cioè, vorrei costruirmelo. Dovete stare molto buoni. Allora, aspettate, chi è uno?
Cappellaio matto, ah, delle super mosse. Vabbè, però se mi uccidete non lo saprò mai. Ok. E adesso guardate, la batteria energetica è rotta, ma la voglio comunque. Cyborg, forse riparandola riporteremo l'ordine nel mondo. Portabili ammassi di schifezza indicibile. Prendeteli. Specchio riflesso. Lo faceva davvero per tutto il video, per tutta la boss fight. Allora, di là si scava. Quindi scaviamo. Six years later. Di qua si scava ancora. Perfetto. Un coso per Robin piccolo. Aspettate, speravo di vedere niente. Super mossa sua, ma non la vedremo mai, è inutile. Rassegniamoci. Ah, aspetta, mi dava il consiglio. Perfetto. Perfetto. Ok, lui non può uccidere nessuno. Faccio l'extra. Olè. È una penna per scrivere. Che fa il soletico a una statua. Sì, ma io come vado laggiù? Non posso andare laggiù. Quanto pare sì. Ok. Due. Ok. Salva, salva. E poi qui a destra avremo questa roba da montare. No. Mi ha illuso tantissimo. Ma sì, scusa, c'è una stanza qui. Ah, si apre e si chiude. Perché si è chiusa? Ah no, è la stanza dove escono i nemici. No, aspettate, sarà qualcosa qui. Ebbene lì, c'è un posto enorme qua sotto. Ok. Ok, oro. Morte, certa. Gente, neanche questa è fatta. Ora, come ho sempre detto per questioni di onore, completiamo la boss fight. Bam! Con però il cappellaio matto, perché voglio vedere se ha delle super mosse. Vieni qui! Signorina! Perché è così difficile da raggiungere? Ok. Mi sa che comunque non ce li ha le super mosse. Onesto. Quello che dico anch'io ogni giorno quando faccio colazione. Beh, sentite. Siamo lui. E ovviamente chi altri. Vabbè. Sparle! Shooter! Shooter! Sparle! Perché non riesco? Ah,
c'era l'animazione. Dai! Colpita! Ok. Adesso salirà dall'altro lato. Squish. Another day Ninjago. Venga giù. Ed è fatta, signora, non può fuggire. Oh, è fatta, perché non finisce il livello? Ah, perché devo montare qua, Cosa devo fare? Oh! Ah, perché erano sotto il controllo mentale. Lega della giustizia, aver riparato la nostra batteria è un atto di compassione. Non è stato solo per ragioni altruiste. Ci serve la vostra energia sulla Terra. Avete spento la violenza dei nostri cuori e li avete riempiti di nuovo di compassione. Vi offrirò volentieri il mio aiuto. Ehi! Ok. Ma non è vero. Prigione di Nock. Prigione. Prigione. Salto i soldi, va bene. Parapam. Abbiamo un extra che sapremo tra poco cos'è. È l'undicesimo livello, quindi mistero. Vieni Kit, vai. Sarà un... Dovete capire che questo mino qui non fa niente, non fa letteralmente niente. Tengo premuto B, non fa niente, se una volta cerchio non fa niente. Salto, doppio salto, picchia e basta. Questo è Guerriero Indigo. Per sottolineare appunto il motivo per il quale me ne sono andato per protesta, perché, cioè, oh, l'ho detto l'altra volta, tu non puoi dirmi che tre delle costruzioni minifit sono semplicemente lanterne, ma stesso modello, stessa costruzione, colore diverso. What? Ma non era 500.000. Forse comincio a capire perché 500.000. Sarà una lanterna come tutte le altre. Aspetta, però, ha delle animazioni che non mi ricordo. Poi magari sono quelle di Lanterna Verde, dubito.
sembra più violento. Ok. È una lanterna, solo che è cattivo. E devo dire che mi piace il design, la faccia, lo sguardo. Poi ok, è una lanterna, chissà con cosa scava. Onesto. E ora abbiamo Big Figure Ultra Humanite, che è Gulliver Grodd bianco. Allora? Niente da fare, mi spiace. È un Big Figure, non c'è altro da dire. Ok, fine. Dio mio, allora, qua si sta davvero completando tutto. Non vedo l'ora che sia finito sto gioco. E penso anche voi. Mamma mia, gente. Detto questo, ci vediamo a un prossimo video. Alla prossima. Ciao!